cominciata questa mattina l'operazione Esercito in Sicilia, voluta dal Consiglio dei Ministri. Un primo contingente di militari è arrivato a Palermo. Per la prima volta l'esercito avrà in Italia compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 1000 uomini della brigata paracadutisti Folgore, 2000 della brigata Friuli, 2000 della Iulia e altri 2000 della brigata Aosta. In tutto saranno 7000 militari. Devono capire che non si permette, uccidere non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. I carabinieri hanno arrestato questa mattina a Palermo Salvatore Riina, il numero uno della mafia siciliana. Lo vediamo in questa fotografia. Andando in questa casa, in questo veleno, abbiamo visto Marcione scatenato, Ciccio Zaccaria, Barranca, Giuliano, Giuseppe Quadrante. Tutte le case, diciamo, di cui il comandamento di Carcaccio si è preso responsabile, abbiamo utilizzato tutto l'esplosivo che veniva. Mi hanno raccontato che aveva preso due nuovi contatti, che aveva qualche possibilità, insomma, i piedi di far uscire detenuti. Di Monte Diego. Così mi sembra un po' di scarpa smossa. Certo tipo di territorio esplode al passaggio del giornalista Maurizio Costanzo e della moglie Maria De Filippi, che rimarranno illesi per un caso fortuito. Il giornalista aveva condotto una lunga campagna contro la mafia. Perché oggi vedete gli aumenti hanno la Falcone, un anno fa. Sicuramente un anno da Falcone, cos'è che stava preparando una trasmissione proprio si va avanti? Si va avanti come? Si va avanti, si fa comunque. Oggi 27 aprile 1999 ho ascoltato a Firenze, nell'aula bunker dove si svolge il processo stralcio delle stragi del 93, il collaboratore di giustizia Salvatore Cancelli. Per favore, qualcuno che ha già vissuto simili momenti in questi 30 anni di storia stragista, mi aiuti e mi dica come si fa a sopportare tutto questo. Nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993, le bombe sono tre e scoppiano tutte nel giro di 54 minuti. La prima alle 23.14 in via Valestro, a Milano, e causa 5 vittime, 3 vigili del fuoco, un vigile e un senza tetto. Dopo appena 5 minuti, un'altra esplosione nella capitale, questa volta a San Giorgio in Velato. A Roma, meno di 40 minuti dopo, esplode un'auto a San Giovanni in Laterano. Grandi danni della pianta. Con l'arresto di Totò Riina, la guerra alla mafia sembra vinta. Ho detto che signor Brusca, il signor che è morto della caccia di Sardegna, che avevano in contatto con certo Berlino, questo Berlino mi pare che è di servizio segreto, altre cose, insomma non lo so, però dietro questi Berlini chi c'è, chi non c'è, ci sono i servizi segreti, c'è la massoneria, io questo posso dirci che ho preso. Invece, dopo le stragi del 92, Cosa Nostra, coadiuvata probabilmente da entità esterne, si prepara a esportare la violenza stragista sul territorio nazionale. Adesso la strategia è colpire i monumenti, le opere d'arte e persone inermi. È il periodo in cui in Italia viene archiviata la cosiddetta Prima Repubblica, con lo scioglimento dei partiti che l'hanno governata. La Democrazia Cristiana, per qualche tempo il Partito Socialista, e il Partito Comunista che ha gestito l'opposizione. A livello internazionale crollano il muro di Berlino e l'Unione Sovietica. Si apre un nuovo scenario e la mafia, che aspira ad avere un ruolo, fallito il tentativo di creare un soggetto politico autonomo, sarà alla ricerca di altri interlocutori.
Totò Riina prima pensa di uccidere Falcone a Roma, poi deciderà di ucciderlo a Palermo, nella strage di Gavaci del 23 maggio del 1992. Seguirà la strage di Via D'Amelio del 19 luglio. È in corso una trattativa tra Cosa Nostra e le istituzioni per abolire il carcere duro e Borsellino si oppone a queste manovre. Comincia a circolare una sigla fantomatica, la Falange armata. Corrono voci di trame golpiste, traffici di armi, i soliti servizi segreti. È ben evidente da tante prove ormai, per esempio l'intreccio tra mafia e figuri. Sono convinto che seguendo questa strada arriveremo anche alla scoperta di delitti eccellenti come quella della Chiesa e delle stragi che hanno inseminato il paese. Si susseguono attentati e stragi, il 14 maggio a Roma, il 27 maggio a Firenze, il 28 luglio a Milano e ancora a Roma. Il 23 gennaio del 1994 l'attentato fallito allo stadio olimpico che avrebbe potuto provocare centinaia di morti. Il presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, la sera degli attentati a Roma e Milano, si ritrova con i telefoni di Palazzo Chigi isolati. Si teme un colpo di Stato imminente. Pochi secondi e la linea telefonica cade, le comunicazioni restano a lungo e misteriosamente interrotte. Ebbi paura che fossimo a un passo da un colpo di Stato, dirà i magistrati. Il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, a Roma, per preparare l'attentato allo stadio olimpico, racconta di aver incontrato Giuseppe Graviano al bar Doni, in via Veneto, riferendo di dichiarazioni del boss, mai trovate finora in sede giudiziaria. Mentre il paese reagisce alle stragi con grandi manifestazioni, le indagini della Procura di Firenze, sotto la direzione del procuratore capo Pierluigi Vigna, e con i sostituti procuratori Francesco Fleury, Gabriele Chelazzi e Giuseppe Nicolosi, hanno ricostruito le vicende, le modalità e le responsabilità delle stragi e degli attentati di Firenze, Roma e Milano. Oltre che sull'analisi dei tabulati telefonici, l'inchiesta si è basata in buona parte sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui Tullio Cannella, Calogero Ganci, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca e in seguito Salvatore Spatuzza. Tra il 1998 e il 2013 sono stati condannati all'ergastolo i mandanti mafiosi e gli esecutori delle stragi, tra loro Leo Luca Bagarella, Filippo Graviano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Salvatore Riina, Giuseppe Graviano, Cosimo D'Amato e Francesco Tagliamia. Il magistrato Gabriele Chelazzi, che era impegnato in ulteriori indagini sui mandanti a volto coperto, è morto di infarto, probabilmente causato dal superlavoro, tra il 16 e il 17 aprile 2003. L'inchiesta su mandanti occulti non è riuscita a incriminare soggetti esterni alla mafia. La verità giudiziaria sulle stragi è solo una parte della verità. Il tramonto. Il pomeriggio se ne va via. Un momento stupendo. Il sole sta andando via. A letto. È già sera. È già sera ed è tutto.